Mauri, è così bello il giardino qua, no? Ma che dobbiamo andare alla cartiera? Ma no, andare. Stavamo qua non al giardino. Qua, stavamo qua al giardino il giorno e stavamo un po' al giardino. Però la cartiera ci attende. No, quindi, io voglio stare al giardino. Sì, purtroppo. Adesso andiamo, dai su. Cari amici, siamo alle cartiere Sottrici Binda di Vedano Lona, in zona Ponte di Vedano, che quindi tra Vedano Lona e Loccia, in provincia di Varese. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura, vi porteranno in giro a far vedere una bellissima cartiera, perché è un urbex, perché è bellissima, ha ancora gli impianti, ancora proprio dove si produceva, i macchinari. Benissimo. Questa quartiera è andata continuando fino agli anni 90, diciamo del secolo scorso, sì. 1900, e poi fallimento. Poi fallimento, salve. Quindi lavorava la carta proprio partendo dal praticamente l'impasto di carta, fino arrivando foglio. Fino ai fogli, e quindi proprio produceva proprio la carta in foglio. E da queste parti poi c'è anche tutte le cartiere che lavorano quaderni e quadernoni. Quindi ecco, dove si produceva qui, si produceva anche per l'ambiente scolare. Eh beh sì, la carta. Anche per la scuola. In generale. Cari amici. E quindi Mauri, come ti sembra? È abbastanza imponente come posto, tutto abbandonato. Comunque qui dovevano lavorare tantissime persone. Poi vedo dei grandi carri ponte che dimostra che qui si lavorava. Sì, qua si lavorava duro migliaia di persone. Benissimo, e quindi iniziamo questo giro. Ogni tanto addirittura qualche Vespa, qualche di tutto, dalle zanzare alle Vespe. Di zanzare un po'. Bene. Iniziamo, caro Mauri, benissimo. Io prendo la borsa e iniziamo questo giro di illustrazione della cartiera Sottrici Binda di Vedano Lona, Ponte di Vedano, Vedano Lona, Loccia, provincia di Varese. Benissimo. E andiamo a vedere un murales. Poi anche qui, di qua, Mauri, fa una panoramica, murales vari. Sì, è pieno. E andiamo verso quel murales che è un po' conosciuto, un po' già un certo, diciamo, ricordo dei murales che riguardano questa cartiera. Io magari mi allungo e poi ecco, fa vedere un attimo il carro ponte. Qui c'è il carro ponte qui che è gigantesco. Qui tonnellate e due tonnellate di stazza qui e portava di balle di carta. Sì, ce n'era di lavoro da fare, cari amici, al secolo scorso. E qui
bellissimo murales. Guardate, uno dei tanti, ma 2012. Bello. Il murales veramente bello. Abbiamo a pure vedere tutto Mauro. Tre occhi, una bocca, un proprio così. Sì, tutta una cosa. sì, magari un quadro, Mauri, che. Cazzo, qui è una fantasia incredibile qui c'è. Una fantasia incredibile, ecco Mauri, ho trovato le parole giuste. No, vabbè, ma comunque per fare queste cose ci vuole una bella fantasia, e poi una buona mano soprattutto. Una buona mano e una grande fantasia. Com'è che posso dire? A creare una roba di questo genere qui nelle sue perfezioni. Benissimo. Benissimo. Benissimo cari amici, vedete che bello? Fate un bel like se potete, se volete, fate un'iscrizione se potete, se volete. E continuiamo cari amici. C'è una zona con altri murali. Andiamo allora a scoprirla, benissimo. Qui vedete cari amici, abbiamo da una parte la Valle Olona, dove c'è il fiume Olona, un gran paradiso di alberi, molto molto bello, e qui vedete continuano le costruzioni. Adesso andiamo a una costruzione, Mauri, dove ci sono un po' di murales anche lì. Vedo che questo campanello è un pochino pelino più recente rispetto agli altri, eh? Sì. Questo qua, guarda i mattoni rossi. Sì, può essere, può essere. Un pelino più anni 70, 80. Sì, sì. Questo qui sì, piccolo. Passiamo pure di qua che teneva, non è? E cari amici, adesso ci addentriamo a una parte delle costruzioni che ci sono qua. Bene Mauri, continuiamo. Che odore di muffa, guarda. Qua è un po'... hanno buttato giù ciò che teneva chiuso e quindi si entra. E qui il murale c'è anche qua. Quindi quelli sono molto... Sì. Abbiamo vari murales. Sì, qua sono fatto anche i rave party. Questo, tutta la zona lavorativa. Bene Mauri, qui anche poi c'è questo murales carino del mondo. Attenzione, che qua si scivola perché murales del mondo. Qua una vecchia bilancia. Bene Mauri, magari riprendimi, ecco, con questo murale mi piace tanto. Cosa possiamo vedere? Cosa possiamo vedere in questo murale? Due occhi, quindi uno sguardo al mondo. Quindi magari un murale di natura ambientale, diamo uno sguardo al mondo. Per proteggere. Ma che bello la casa, Samir Zeta. Lì qualche buco. Lì bisogna stare attenti, è pieno di buchi. Bene, cari amici. Si continua. Qua hanno chiuso, ma noi tanto passiamo da di qua. Attenzione qui, che si scivola. Ebbene. Questi sono altri murali. Allora intanto concludiamo qua questa parte. Benissimo cari amici, quindi oggi è praticamente, metto pure da di là, oggi è il video, o se no potevamo metterci da qualche, potevamo mettere da qualche parte la nostra videocamera. Ecco, appoggiamola qua. Dammi la videocamera, dobbiamo stare molto attenti a non scivolare. Cerco di... Più vicino, Mauri, più vicino.
Allora, cari amici, io cerco di fare la meglio che posso, ovviamente. Sì, sei molto in luce, magari più in qua, benissimo. Però perché c'è la parte bianca, poi taglio. Perché c'è la parte bianca e non si vede bene. Allora facciamo così, bianco spara. Cari amici, questo è il primo magazzino, deve essere allora un magazzino di materiali. Sì, più moderno. Sì, più moderno, forse il magazzino di materiali. E adesso andremo proprio dove ci sono i macchinari di questo bel impianto, praticamente dove facciamo la carta, quindi proprio tutti i passaggi della carta, una cartiera, la cartiera settrici di Medanolona, benissimo. Magari concludiamo, Mauri, andiamo alla videocamera. E concludiamo il passaggio che ci fa il posto. Una tenda a circo. Sì, caratteristica. L'hanno usata proprio come tenda per dormire durante un rave party. Sì, in effetti. Perché lì non so, si stavano raggomitolati, com'è che stavano dentro lì? È un po' piccola. Che... Beh, per i bambini, qua è indicato. Eh sì, per i bambini sì. Parti qua. Benissimo. Benissimo allora. Continuiamo, cari amici. Qua alcuni punti un po' così. Bene, cari amici, si continua. Facciamo la ripresa dall'alto, spero proprio che venga bene. Sì. Dì pure, passa pure. In questo momento siamo sul sorpacco della macchina, dove qui c'erano le regolazioni. Cari amici, pericolo è quel che è, ma il pericolo ci facciamo. Se vai tra uno e l'altro, magari può tenere di più. Inquadriamo, cari amici, allora questo è il reparto macchine dove dal praticamente la carta veniva iniziata a venire lavorata, quindi si partiva da un impasto di carta alla cartiera. Esatto. E dall'impasto di carta, l'impasto di carta lo facevano in queste macchine dietro di noi. E quindi benissimo, Mauri, stando attenti sempre. Sì, ma sì. Vedo che tiene. Tiene per ferro. Di. Ma cazzo, perché porco cane, sembra una cosa, ha lasciato qua tutte le macchinari, ma queste qui ormai sono macchine che... Macchine incredibilmente grandi. Grandi, incredibili, tutti. Chissà il caldo che faceva qui, porco cane.
Eh beh, faceva caldo, però si lavorava. Però si lavorava. Bene, vado giù a prendere la macchina, sì, e facciamo vedere le macchine da vicino, della cartiera, dove si faceva l'impasto della carta per fare la carta. Comincia da qui. Qua. Vedi Mauro, sempre meglio. Ma di, no, rimani pure lì su che poi arrivo. Va bene. Qui pure fai un discorso alla pianta. Praticamente c'è. Quando si lavorava qui si lavorava seriamente, non è che perciò c'erano turbine, ci sono aspiratori, qui ci sono tutte le cose delle valvole, con tutte le valvole della regolazione, acqua, aria, quel che è. E quindi qui hanno smontato un pezzo che è rimasto qua praticamente. Cos'era qui un differente, che cacchio ne serve? Io poi devo fare questi salti perché qua è aperto, cari amici. Arrivo, no, no, andiamo in due a vedere, far vedere la macchina, va bene? Dai, vengo su, se riusciamo a far vedere la macchina da vicino. Ma anch'io sto attento, eh? Sì, sì, no, va bene. Perché qua, cari amici che ci vedete, magari potete non immaginare completamente. Insomma, il rischio di non sapere se qua sotto quanto tiene. Però Mauri, è troppo bello, poi vedo che tiene. No, ed è troppo bello da far vedere. Qui. Questo è dentro la macchina. C'è dentro l'acqua di raffreddamento, si vede. Sì, 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 sì. Magari mi riprendi. Ok, mamma mia. E cari amici, quindi, questo macchinario prende un po' tutto. Questo macchinario era la prima lavorazione della carta. Qua l'impasto della carta, si faceva l'impasto, e quindi naturalmente quindi legno, colla, tutto ciò che serviva, e si iniziava la lavorazione. Benissimo, qua vedi ancora, fa vedere Mauro delle valvole, tutto. Tutte le valvole. C'è ancora tutto, c'è ancora tutto. C'è ancora tutto ben conservato, bene o male, le maniglie. Beh, qui un po' arrugginito. Beh sì, quello sì, però sono ancora conservate. Benissimo, benissimo cari amici, quindi facciamo vedere la macchina. Questa era la macchina dove iniziava la lavorazione della carta. Bene, andiamo a vedere la seconda macchina, okay. Mauro. Ok. Benissimo. Scendo prima io, sì, tu, prima tu mi riprendi, mentre scendo, okay. Poi prendo la macchina io e scendi tu. Cari amici, non è facile. Direi di no. Benissimo. Direi di no. Vabbè. Dammi la macchina. Con calma, perché è una cosa molto delicata. E scendi giù, sì. E scendi pure. Sì, sempre all'indietro perché la scala è molto ripida. Sì, ma si sentono sempre dei rumori, va a sapere. Deve essere, cari amici, una cava di ghiaia che però è un chilometro da qui, quindi va benissimo. Vado a prendere la borsa, andiamo più in là, più in là. Tanto. Comunque anche se il quarto è abbandonato, sempre meglio tenere le borse sopra. Andiamo sopra il secondo, Mauro. Sopra il secondo? La seconda macchina. Cari amici, sì, salgo prima io così mi riprendi bene mentre salgo. Cari amici, qua Voyager, Mauro. Saliamo sopra la macchina. Bene, Mauri, ma ce la fai poi a darmi la macchinetta? Salta lì. Qui manca un pezzo, qui hanno tolto un pezzo. Ecco, dai, la macchinetta. Cari amici, adesso sale anche il Mauri. Sì. Noi sappiamo assolutamente che dobbiamo stare attenti. Di là è pericoloso, però era bellissimo salire sopra le macchine. Qui forse mi e questa è l'altra macchina. Vabbè, Mauri, siamo saliti. Io non mi ricordavo che c'era tutto il salto lì, però è stato bello. Allora, beh, mi riprendi allora da sotto, Mauri. Sì, sì. Allora scendi tu e mi riprendi da sotto?
No, scendi e tu, io sto, no, beh. Ti devo riprendere da sotto? Sì, sì, mi riprendi da sotto che faccio un bel discorso. Mm-hmm. Questa è la macchina, scusa che ti ho fatto salire, ma era bello, volevo... Sì, ma c'è qui... Volevo... Allora, lo sai che queste macchine... Queste macchine a volte si lavorava in coppia e salire insieme mi dava l'impressione come se stessimo lavorando. Sì, è il tuono che forse stasera, cari amici, verrà un temporale. Sembrava che stessimo lavorando, capisci Mauri? Sì, sì, sì. È come quando uno metteva il carbone e l'altro faceva partire la locomotiva, un po' così, come nella vita. Attenzione. È come nella vita, Mauri, quindi... Pure da, salta lì e mi prendi da là, sì che va benissimo. Cari amici, come nella vita è bello, uno mette il carbone e l'altro fa partire la locomotiva. Ma la locomotiva non parte se non si sta insieme. E anche tra operai, ci si intende, io e Maurizio siamo stati anche noi operai, quindi Gianni e Mauri operai, come si dice poi in inglese Mauri? Insomma, lavoratori. Lavoratori. Bellissimo. Uomo che fatica, si potrebbe dire. Cos'è? Man in work, uomo del lavoro. Workman. Workman, uomo del lavoro. Uomo che lavora. Uomini al lavoro, man in work. E quindi, benissimo. Tra operai ci si confrontava, ci si metteva a operare proprio e si facevano partire questi macchinari enormi. Fai vedere Mauri tutta l'immensità di questo macchinario. Arriva in alto là e poi scende giù qua. Ecco, forse dovevamo montare la videocamera da qualche parte per salire insieme. Però va bene. Vuoi che monto la videocamera e saliamo su? Cioè, metto la videocamera qua. Tanto bene o male abbiamo fatto il pezzo. Se no, metto... Vabbè, ma qua è un po' complicato. Allora, cari amici, questi sono i fantastici... Possiamo dire, Mauri, fantastici macchinari? Perché sì, erano il lavoro. Sì. Erano il lavoro, quindi. I fantastici macchinari del lavoro. L'inizio del lavoro in cartiera, nel senso dall'impasto di carta si arrivava fino al foglio di carta, addirittura quaderni, quadernoni che si facevano. E questo era l'inizio della lavorazione. Addirittura qua abbiamo che la ditta che faceva queste macchine era la Macchi e Company di Fagnano Lona, provincia di Varese, Italia. Ecco. Quindi qua sempre in provincia di Varese facevano Mauri queste macchine. E benissimo, continuiamo. Cari amici, non è facile per noi. In effetti è difficile per noi farvi vedere tutto questo. Però cosa ci porta a farvi vedere tutto questo? Troppo bello. Cioè, è il lavoro, è tutto, cioè non vi facciamo vedere le cose, cosa sembra? Allora bene, possiamo anche montare qua la videocamera un attimo e farti vedere. Sì. Mauri, vai un po' più, ma sì, stai benissimo lì e io mi metto, se inquadra, mi metto da quest'altra parte, sì. E cari amici, magari metto in mezzo alla botola, cari amici, quindi questo è il mondo del lavoro. Quando veniamo qua, che sembra, ok, rischiamo, è vero che è difficilissimo far vedere questi macchinari vecchi, si rischia a salire, a scendere, però quando degli urbex come noi trovano dei posti così magnifici, con dei macchinari ancora montati, tutto, che è la storia del lavoro, e noi siamo stati anche operai, e tutto, è lavoro, allora è quello che ci porta sì, a rischiare, ma... Cioè, noi torniamo per una volta nel mondo del lavoro, ci piace troppo. Bene.
Ecco perché rischiamo, diciamo. Bene, qua la canalina, tutto aperto, per questo sì, sembriamo che, sembra che giriamo un po' goffamente. In realtà, per rubare il rame, guarda, i metalli li tolgono e poi succede così. Questo è il capannone, quindi. Ok. Macchinari. E continuiamo la perlustrazione, Mauro. Sì. Benissimo, cari amici. Con fatica, però, vi abbiamo detto, quando le cose ci portano a farle, se noi non avessimo il piacere non le faremmo. Perché possiamo avere il piacere di vedere queste cose? Perché fa parte della nostra vita, fa parte della nostra storia, fa parte della nostra vita lavorativa e tutto. Allora, anche se il tutto è in rovina, abbiamo questo piacere di farvelo vedere. Benissimo, Mauro, continuiamo. Siamo attentissimi, Perché qui ci sono buche aperte in tutti i posti. Qua è una scommessa. Attento che qua salta tutto. Quello lì salta. Cari amici, il retro delle macchinari. Qua il salto da fare. Qui c'è il salto. Il salto, mi raccomando. Sì. Facciamo una panoramica, Mauri, il tuo pensiero. Ecco, cane, è veramente imponente qua, ecco. Guarda, vedo il macchinario enorme, passerà. Ma qui che mi da tuba ciminiera che buttava su, Sì, sì, ciminiera. Portava su i fumi. Sì. Con perché girava tutto lì. Sì, vapori incredibili, però si lavorava, Mauri. Però si lavorava, ostia. È incredibile questo posto. Acido cloritico, acido. È un posto veramente incredibile, cari amici. Ah sì, gli acidi che si usavano anche per la miscelazione della carta, per miscelare bene la carta, c'erano anche di mezzo acido cloridico. E non so se notate, ecco, acido cloridico. Soda caustica. E poi anche la soda caustica. Si nota poco perché ormai il cartello è un po' andato, è quel che rimane. Se esplodeva ti facevi male di brutto. Ma purtroppo la lavorazione della carta imponeva certe situazioni. Bene, Mauri. Sì. Ah, che bello! Chi produceva questo? Omnia Acque, trattamento delle acque, no? E chi riciclava l'acqua di scarto? Omnia Acque di Milano. Bello, bello. Benissimo, Mauro, prendi un po'. Cari amici, valvole contro valvole, praticamente pensate che ogni qualvolta andavamo a sistemare una cosa, poi andava tutto in panno. Beh, no? Certo. Quindi bisognava ogni valvola che c'è, riprende un po' tutto il campo, perché è un campo pieno di valvole incredibili. Ogni volta che andavamo a regolare la valvola, anche di pochissimo, andavamo a incidere sulla lavorazione. Quindi bisognava stare attentissimi, la valvola per quello, la valvola per l'altro, quello con l'altro, quella era la miscelazione. Ed era gran fatica, anche perché poi la miscelazione si notava che era miscelato bene. Successivamente è un po' come la barca, che la giri da un lato, però siccome va con la corrente dell'acqua gira un pochino dopo. È la stessa cosa ai macchinari. Allora, se io miscelavo diversamente, però con la miscelatura si notava più avanti nella fase. E ciò poteva vedere poi il risultato finale. Bisognava avere gran manforte. Sì, questo è vero. Sì, sì. Mauri, bisognava saperci fare. Questi lavori qua bisogna avere le palle. Sì. No. Benissimo, andiamo verso quella zona lì. Okay. Qua il solito salto. Ah, qui c'è un salto, qui. E anche questa zona dietro, qua bisogna sempre stare attenti. Con tutti i macchinari, fai una panoramica, Mauri, perché è troppo bello. Veramente, cioè, è la nostra vita
nel 1900. Noi, questa è la nostra vita. Io, ecco, voglio dire questo, lo dico da qua, va. Nel 1992 all'incirca, forse 1993, comunque quando ero proprio giovanissimo, ho lavorato per diversi mesi alla Whirlpool per i frigoriferi e io facevo andare col forno del riscaldo, il forno del preriscaldo, per costruire le celle interne ai frigoriferi, frigoriferi della Whirlpool Ignis, e io dovevo far andare avanti una macchina, un macchinario che era lungo, diciamo, 25 metri. Con, dovevo prendere, praticamente mettevano tutte le parti di plastica che poi andava lavorata dentro in plastica dentro il frigorifero, no? La cella interna. Quella cella interna dentro il frigorifero andava riscaldata, andava presa, sempre dal macchinario, però lo pilotavo io col computer. Allora andava presa la parte da fare la cella, poi andava preriscaldata e riscaldata sui 70 gradi massimo, perché poi la plastica si scuoce, si spacca. La dovevo lavorare e dopo che la lavoravo veniva la cella, però con una fatica enorme. Quella macchina lì, lavorava la macchina, ok? Io facevo il controllo poi che venisse fuori i pezzi bene, però sappiate, ero io col computer che dovevo far andare tutta la macchina affinché venisse bene, ed era una faticata. 8 ore al giorno, qualche volta ho dovuto fare lo straordinario 12 ore, e questo erano gli operai, l'ho fatto anch'io. È vero. Gli operai, Mauri. Sì, quando si montano pezzi, si fa la plastica, tutto. Lì, E non è facile per niente. Certo. Benissimo, cari amici, quindi questa è la sezione delle macchine che lavoravano l'impasto per la cartiera, e poi dopo l'impasto veniva lavorato in quella sezione di là che andremo a vedere. E cari amici, qual buon vento. Benissimo, siamo alla cartiera Sottrici Binda di Vedano Olona, provincia di Varese, vicino a Loccia, quindi Valle Olona. Benissimo. Bel cane che posto, grande, ma immenso. E quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, un po' sporchi. Un po' sporchi perché capirete questo. Giustamente siamo andati sopra i macchinari, un po' dappertutto, però felici perché stiamo facendo progressi in questa fabbrica. Progresso in che cosa? A farvi vedere ciò che era il mondo del lavoro di nuovo, ancora oggi, che è il 14 e 14 di... Siamo alla vigilia di Ferragosto e giustamente siamo a fare sto urbe ferragostano. Urbe di Ferragosto. Allora, 14. Qualche buono sentite nel mio perché si sta avvicinando un temporale. Sì, ma no, ma stasera abbiamo il temporale. Data giusta, 14 agosto 2018. Sì, infatti. Benissimo, è un martedì. Ebbene, quindi, bellissimo posto. Perché bellissimo posto? Perché è il mondo del lavoro. È il mondo del lavoro. E quindi, benissimo Mauri, prendi un po' la videocamera, così facciamo, io prendo la borsa e facciamo un po' di giri. Va bene, dimmi dove dobbiamo andare. Attorno a far vedere ciò zanzare, che appunto era il mondo del lavoro. Quindi, allora abbiamo ancora serbatoi, vari serbatoi di ciò che, dei materiali che abbiamo fatto vedere. Tanti materiali che servivano alla lavorazione della carta. Abbiamo ancora murales. Bello questo qua di lupo, sembra lupo Alberto. Un lupo che mangia un lupo. Ecco, riguardo questo murales, prendi tutto Mauro così. Riguardo questo murales, può avere due definizioni. Una, il lupo che mangia il lupo. E l'altra definizione,
è che da un lupo nasce un altro lupo. E beh, è vero. Allora può essere il tutto e il niente, il contrario del contrario. È come la vita. Allora il lupo mangia il lupo o dal lupo nasce il lupo? Mm. È come la vita, le domande della vita. Infatti. Benissimo. E qua facciamo vedere questo splendido posto, perché sempre perché era il nostro lavoro, era la nostra vita. Pensate, cari amici, 8 ore al giorno si stava qui. Solitamente dal lunedì al venerdì. Sì. A volte facevano fare sabato e domenica lo straordinario. Poi a seconda c'erano delle ditte che facevano turni e lavoravano 24 ore al giorno. Mm. Però sappiate, normalmente il sabato e domenica veniva anche tenuto per la manutenzione delle macchine. Mm-hmm. Quindi solitamente si faceva dal lunedì al venerdì. E questo è tutto il comparto lavorativo. Qui avremmo trovato quindi il materiale che veniva dalle macchine, che scendeva giù e veniva lavorato per farlo diventare dei fogli. Quindi il materiale finalmente lavorato dai macchinari che abbiamo visto prima veniva poi passato e poi da qui partiva sulla catena dall'altra parte. Mauri, allora il congiungimento tra una parte e l'altra è qui, qui che avviene. Sì, c'era benissimo, parte abbiamo scoperto quindi bene dove avveniva la congiunzione tra il prodotto inizialmente e il prodotto finito. Quindi il prodotto iniziale iniziava appunto da dove abbiamo fatto vedere i macchinari, l'impasto di carta, e il prodotto passava qua, veniva miscelato, passava di qua e poi andava ad altri macchinari dove veniva schiacciato, girato e piano piano livellato e si trasformava in fogli di carta, poi asciugato e poi si trasformava in fogli di carta. Volevo dire... C'è Mauri, sì. Qui c'è l'impasto di qui e poi dopo di là c'erano tutti i robot di trasporto. Sì, lì poi facevano la carta proprio in fogli, dall'altra parte che adesso andremo a vedere, e poi il trasporto di là, più in là, prendevano i camion. Sì. E poi qua invece sono usciti. Guarda che c'è la batteria che... No, è solo pochi minuti. Ma poi cambio card. Cari amici, cambio card, faccio ancora video. E qua un altro murales, Mauri. Un bell'albero che è cresciuto. Fichi, e anche qui altri alberi che sono cresciuti. Tutti di fichi. Sì, di fichi. E là un bel murales. E qua i graziosi macchinari. Bene Mauri, continuiamo. Ciao a tutti, continuiamo. Siamo molto attenti. Qua è incredibile tutte le parti. Tutte queste cose qui. Si vede poco qua dentro perché. Posso accendere la torcia. Ecco. C'è da dire che. Però insomma, si riesce a vedere. Sì, però... ma si vede molto grigio perché c'è il temporale. Qua si vede in maniera scura, un po' anni 50, comunque questo è il murales. Tutti i macchinari, praticamente questa è la parte dove c'era dove c'erano tutti gli impianti elettronici, gli impianti elettrici, elettrogeni. Ci cambio scheda, che la scheda del prima era finita, e benissimo. Appunto qua era dove i fogli venivano fatti sottili e quindi passavano e finché veniva il foglio vero e proprio. Il foglio vero e proprio poi veniva asciugato in una serie di passaggi, quindi farlo diventare più sottile e asciugarlo.
E qui si faceva proprio la carta. Attenzione alle buche. Abbiamo dei così lunghissimi, lunghissimi veramente, passaggi delle zone così lunghe. E anche di là, stessa zona, molto lunga, così. Però andremo a vedere da sopra, perché lì è un po' pericoloso. No, è pericoloso lì. Perché... Allora, cari amici, concludiamo questo bellissimo video dagli uffici del gran capo che stava qua a controllare gli operai che lavoravano. Qui addirittura si passava il trenino. Sì, il trenino rotaio che prendeva... Cari amici, saliamo su, ma... Andiamo su, cari amici. E questo è ciò che qui c'era la vetrata e qui non scappava niente. Vista completa sugli operai che lavoravano. Cazzarola. Operai, lavorato. Che io allora, vengo a Sam. Da lì. Lavorato. E così questa era la ditta da cui il padrone sempre sorvegliava. Il padrone faceva vedere di non esserci mai. Ma c'era. E poi c'era sempre. E magari sti vetri qua si vedeva. O c'era sempre lui o chi per lui. Ruffiano. Perché? E questi gli uffici, facciamo allora... Minchia, va che tempurare, qui c'è un po' di quello nuvolo. Che si vede. Qui andiamo è. A fare un giro degli... Qua c'è ciò che rimane dei bagni, una scala. Qui c'è la scala. Una scala. Qua gli uffici che continuano. L'ultima parte c'è un altro bagno distrutto. L'altro bagno e l'ultima parte dell'ufficio. Qui tutte le vetrate che davano su il posto da. Benissimo, allora Mauro, andiamo a fare un saluto da lì. Sì, salutiamo, chiudiamo. Ah, poi farò. Devo fare qualche foto di là. Ah, ecco, c'era un bagno, mi stavo dimenticando. Questo qua è troppo bello, il bagno è troppo bello, vengo da un'altra dimensione, 24.9, UFO, portate successo qua, dischi volanti, qua, siamo a Loccia, vediamo Luna, Ponte di Vedano, dischi volanti, infatti. Quello era bello. Torniamo indietro a fare un saluto. Cari amici. Anche questa volta, però lo diciamo adesso, anche questa volta. Benissimo, mettiamo qua la videocamera e facciamo il saluto. Perfetto. Metto, magari devo metterlo in maniera che, ecco, sopra qua. Cari amici, ci posizioniamo benissimo, Mauri. Sta lì. No, anche più avanti. Benissimo. 1897. Qual è la ditta? No, il numero che ha scritto lì. Allora, cari amici, la ditta Sottrici Binda di Vedano Luna, una cartiera, quindi cartiera Sottrici Binda di Vedano Luna, vicino al confine con Loccia, la Valle Olona, la conosciutissima Valle Olona di tutte le ditte che davano lavoro. Anche qui ci lavoravano migliaia di operai e anche questa volta, Mauri, ce l'abbiamo fatta, diciamolo, ce l'abbiamo fatta, anche questa volta.
E quindi Gennaro Gelmini, il youtuber Mauri, capitano Barbadura, al 14 di agosto del 2018, che è un martedì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo visitato le cartiere sottrici Binda a Vedano Nuovo. Posto fantastico perché è il nostro passato di operai come noi. Quindi auguriamo con questo video, andiamo qui, auguriamo sì, mettete un like, un'iscrizione se potete, se volete, perché ci fa piacere. Noi ci fa piacere perché facciamo anche tanti, diciamo, salti mortali venire qui. Facciamo veramente salti mortali per fare un video. Guardate, lasciate il caldo oggi. Adesso c'è il temporale. Sì, adesso c'è il temporale, quindi passiamo al gran caldo e temporale. Quindi cari amici, finisce qua il video perché abbiamo un solo ombrello, dobbiamo salire su al pullman per andare via su. Niente. Benissimo, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, al 14 agosto 2018. Ciao! Ciao a tutti! E panoramica! Guardate che bello! Perché è il mondo del lavoro che fu. Il mondo del lavoro che fu. E cari amici, vogliamo fare anche un ringraziamento particolare alla persona che ci ha segnalato questo posto da poter visitare. Perfetto. Grazie a lui abbiamo potuto visitare questa bellissima cartiera. Grazie a questo fan che abbiamo incontrato su. Grazie. Ciao. C'è il temporale, cari amici.